Allora, dipende. Forse sì, direi di sì. Cioè, la parte programmazione, la parte smanettamento, la parte creazione, la parte fare, vedere cosa c'è dentro, sempre. La parte legata alla comunicazione è arrivata un po' più avanti, intorno agli anni 90, perché ho scoperto che mi piaceva tantissimo raccontare e spiegare quello che sapevo di questo mondo. Quindi, e chiaramente ho sempre voluto farlo per la massa, il professor Manzi che ha alfabetizzato gli italiani, Piero Angela che parlava di tecnologia in televisione, erano i miei due modelli, i miei due miti, e ho voluto sempre riuscire a fare la stessa cosa, la mia idea era fare quello, parlando invece di in modo specifico di digitale. E grazie a Striscia la Notizia, ho avuto altre esperienze precedenti ma minori, invece grazie a Striscia la Notizia sono riuscito ad arrivare a farlo alla massa e quindi è una grande soddisfazione per me vedere le persone che vengono salvate da truffe, vengono aiutate a capire questo mondo, che sono dalla parte degli umani, pur essendo esperto di tecnologia, per me sapere che io ti sto dando una mano è tanto.